faccia di Clint, come promesso ovviamente e come da voi desiderato. Non posso urlare perché sono, vediamo se vi faccio vedere l'ora, sono 1:37, quindi non posso decisamente urlare, alzerò il volume al massimo. Allora, che dire, spero di averci azzeccato, perché comunque questo quadro, che ben noi tutti conosciamo, è fantastico. Allora, ho voluto, visto e considerato che qui ci sono i due amanti avvolti in due mantelli, almeno sembrano dei mantelli, e un mantello riporta questo motivo, con i quadratini, e l'altro mantello riporta questo motivo con motivi floreali, motivo con motivi, riporta questo motivo floreale. Vedete? 1, 2. Che poi i mantelli per l'appunto si fondono fra virgolette con il corpo, a pieno stile Liberty, Art Nouveau, quindi riprende per l'appunto motivi floreali, foglie, eccetera. Oro, periodo aureo, senza ombra di dubbio, oro a nastro. E che dire, basta, spero che l'arte parli da sola. Per quanto riguarda i motivi floreali, come vedete, ho riportato i cerchietti qui, che sembrano disegnati su uno sfondo verdino chiaro. Quindi ho cercato di riprodurre il verdino chiaro, che sembra tra l'altro un verde acqua, con questi due colori di Kiko che sono fantastici. Io ve li consiglio per qualsiasi lavoro voi vogliate fare, portabile, non portabile, eccetera. Questi colori qui di Kiko, che sono quelli in crema, che si tirano fuori così, tirano fuori, che chicche che mi vengono all'1:30, sono dei colori bellissimi, perché voi li potete utilizzare come ombretto, sfumarli con il dito, oppure li potete utilizzare come me, proprio in quanto a colori, anche per pitturarvi il viso, perché con i stesi qui sulla mano e presi con un pennellino di precisione, veramente potete fare i disegni che voi volete. Sono fantastici, cioè fungono praticamente da tubetti di colore. Eyeliner nero, perché ci sta, matita d'oro anche all'interno e orecchini d'oro. Ho cercato di fare anche le onde d'oro. E niente, bocca oro che ho realizzato grazie all'oro che c'è qui sulla palette dei rossetti di Fräulein. Niente, io ragazze, veramente, in quanto a bellezza di questa tecnica artistica, ovviamente Klimt utilizzava anche le foglie d'oro, però non sapevo dove trovarle le foglie d'oro, e poi avevo così imminenza di fare il quadro, il trucco, vedete, inizia la megalomania, il quadro. E quindi niente, ho detto faccio questo trucco di Klimt perché non vedo l'ora, poi parto per Roma il 21, quindi volevo assolutamente farlo prima. Allora, nell'intro ovviamente avrete già visto il trucco nei particolari. Vi posso assicurare che dal vivo quest'oro qui, che ho creato con un ombretto di Kiko che è il 16 cotto, e sotto una matita di Kiko che è la 400, consigliata anche fra i prodotti preferiti del mio ultimo video, vi posso assicurare che l'oro è molto più brillante, molto più oro dal vivo. Allora, purtroppo ho dovuto, per motivi di copyright, ricaricare il video della stanza rossa, del trucco ispirato al quadro La stanza rossa di Matisse, quindi un trucco ispirato al fauvismo. Mi ha veramente pianto il cuore, perché c'erano dei commenti bellissimi sotto, anche molto lunghi, molto articolati, anche commenti di ragazze qui sul tubo che stimo, e sono spariti, perché per l'appunto ho dovuto ricaricare il video con un'altra canzone. Mi piange veramente il cuore
Se qualcuno vuole riscrivermi le stesse cose, vada a riscrivermele perché mi piange veramente il cuore. Niente ragazze, io spero vivamente, vivamente che il trucco vi piaccia. Vi saluto, ho cercato di mettere anche la magliettina dorata. E un bacione da Erika, vi lascio al tutorial. Ciao!